La restituzione di un'irrisoria somma di denaro, forse per ottenere una residenza in città mai arrivata, potrebbe essere la causa, ancora da verificare, di un accoltellamento avvenuto lunedì sera, intorno alle ore 21, all'interno di un'abitazione in via Padre Valignani a Chieti. Per questo è stata arrestata oggi nel capoluogo teatino dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio Anna Maria Marinelli, 64enne, già conosciuta alle forze dell'ordine per precedenti. Secondo la ricostruzione dei militari, i cinque amici si sono incontrati per una cena, ma durante la serata, causa anche l'alcol, sono riaffiorati i vecchi problemi, così da suscitare l'ira della donna che ha cominciato ad inveire contro un commensale. A questo punto ai due si frappone una terza persona, che nel cercare di sedare la lite viene raggiunto da tre fendenti, sferrati con un coltello a serramanico, di cui uno raggiunge l'uomo all'addome, causandogli la perforazione del fegato. L'uomo 55enne è stato operato d'urgenza nella notte, adesso si trova ricoverato in terapia intensiva, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ce l'aveva dichiarato lei che sostanzialmente si era portato al seguito il coltello da casa, un coltello a serramanico di 10 cm lungo. Il tutto scatenato per futili motivi. Per futili motivi, sostanzialmente attingeva il soggetto, l'individuo che si era frapposto tra i due e ferendolo, accoltellandolo per ben tre volte, ed un colpo di questi appunto ha attinto il fegato perforandolo. Questo ha determinato appunto un intervento d'urgenza che è stato determinante per metterlo in salvo. Signora che diceva di vantare un credito irrisorio di 50 euro. Di 50 euro, esattamente, un credito di sole 50 euro, questo è stato il movente scatenante della lite.